Ciao a tutti, voglio parlarvi del caso di Khashoggi, lo sento pronunciare così, è il giornalista saudita che è stato assassinato diversi giorni fa, all'inizio di ottobre, credo, all'interno dell'ambasciata saudita in Turchia. Perché secondo me questo è un ottimo esempio di ipocrisia e doppi standard dei giornalisti, specialmente quelli occidentali. Che sono tanto bravi a fare classe, fare gruppo quando si tratta di difendere i propri, quelli della loro casta, non inteso in senso dispregiativo, ben si intenda, quando però questi giornalisti siano allineati con loro. Perché adesso si fa un gran parlare di questo caso, perché questo giornalista saudita comunque scriveva per il Washington Post, mi pare. Comunque era un giornale americano molto mainstream. Washington Post, sì, era. E aveva idee molto, molto allineate con il mainstream, tanto che da quel poco che ho letto a me il tipo non piace per niente, perché proprio su un articolo sul Washington Post suggeriva di fare una partizione della Siria, dividerla in diverse parti, ecco, tra americani e Assad, il che insomma non è una cosa molto, molto bella. Vabbè, ma a parte questo, ecco, dicevo, una giornalista sul quale si spendono molte parole ora, mentre nessuno ha mai detto una parola di un giornalista ucraino filorusso che è stato assassinato in Ucraina alcuni anni fa. Se volete cercare il nome, si chiama Oles Buzina. Si trovava molto poco su di lui perché in effetti non ne ha parlato quasi nessuno. E ancora ipocrisia perché? Beh, perché anche la Merkel alcuni giorni fa ha detto che se, prima ancora che ci fossero questi sviluppi delle indagini, diceva che se fosse confermata una colpevolezza, suona l'allarme proprio di fianco a me, spero di non aver toccato niente, diceva se fosse provata una colpevolezza dei sauditi su questo episodio, ecco, bisognerebbe rivedere i propri accordi con l'Arabia Saudita e smettere di vendere le armi, il che è ridicolo se non facesse piangere, perché non è che i sauditi comprano le armi tedesche per uccidere i giornalisti dentro l'ambasciata. Cosa che fanno con le armi? Fanno quello che fanno in Yemen. Uccidono decine, centinaia di migliaia di persone, di civili anche, in questa guerra in cui milioni sono affamati con i loro embarghi. Ecco, forse sarebbe il caso di arrabbiarsi, di scandalizzarsi più per queste cose che non per l'assassinio di un giornalista, fatto gravissimo chiaramente, però insomma è uno in confronto a decine, centinaia di migliaia, capite? Il paragone mi sembra un po', cioè l'importanza delle cose, ecco, bisogna comprenderla bene. Mentre la Merkel insieme a dire, beh, ma guarda, se non sono stati loro, possono continuare a fare quello che vogliono in Yemen anche con le nostre bombe. Questo è il senso che percepisco io, mi sbaglierò, ma facendo uno più uno a me viene fuori questo due qua. E poi l'ultima cosa, l'ultimo motivo per cui io vedo qui dell'ipocrisia è la reazione politica che è seguita alla scoperta di questo brutto episodio. Qual è stata la reazione? Beh, ieri mi pare, o qualche giorno fa, l'America ha deciso di ritirare i visti a quei, non so quanti fossero, 15 forse, 15 sauditi sospettati di aver commesso il crimine. Ripeto, ritirano il visto americano. Questa sarebbe la punizione nei confronti dell'Arabia Saudita quando ormai è abbastanza palese da dove sono arrivate le indagini che il giornalista è morto all'interno dell'ambasciata saudita, probabilmente è stato fatto a pezzi, sicuramente non è morto casualmente in seguito a una lotta, ma era un omicidio ben premeditato. Non è chiaro premeditato a che livello, se
agli altissimi estremi livelli della gerarchia saudita, oppure se a livello un po' più basso, però insomma, per fare un'azione del genere credo debba essere comunque autorizzata da qualcuno che è abbastanza in alto, magari non proprio il re, ma insomma. Chiusa la parentesi, confrontiamola con quella che sarebbe la reazione occidentale se questo fosse accaduto in Russia. È abbastanza facile fare questo confronto perché abbiamo un episodio abbastanza simile per alcuni versi, che è il caso degli Skripal. Subito, quando è venuto fuori questo caso qua, tutti puntare le dita contro la Russia, l'Inghilterra ancora non aveva, parlo di marzo, inizio aprile, non aveva ancora mostrato le sue prove. Non aveva ancora mostrato chi erano queste due persone, questi due agenti segreti russi, eppure subito tutti, l'Inghilterra in primis, poi l'America, poi gli altri paesi occidentali, a espellere diplomati russi, quando ancora effettivamente, che ne dica l'Inghilterra, non si sa. Non si sa molto di questa storia. Possiamo dire, va bene, parlerò un'altra volta, però brevemente dico che quello che sembra essere provato adesso al 99,9% è che questi due effettivamente fossero degli agenti segreti russi. Questo è quanto, chissà, magari erano andati lì per spiare, magari erano andati lì per raccogliere qualche confidenza da lui, e è stato ucciso perché non si voleva che parlasse. Tante motivazioni possibili. Fatto sta che la prova non c'è e c'è stata questa reazione fortissima. Ecco, diciamo che se crediamo alla versione inglese, i due episodi sono abbastanza simili, ovvero un paese che cerca o riesce ad assassinare un suo cittadino nel territorio di un altro paese, l'Arabia Saudita in Turchia, la Russia in Inghilterra. Ecco, guardiamo un po' qual è la reazione internazionale. Mi sembrano molto molto diverse e qui io vedo parecchia ipocrisia. Non pensiamo a questo, godiamoci l'autunno o l'inverno, quasi qui, e buona giornata. Ciao.